Lo avevamo anticipato nei precedenti servizi, l'importanza della pulizia del fiume Tordino, dei vari argini. Perché? Perché quando ci sono gli alberi a terra arriva una piena e la piena può ovviamente andare a toccare quello che è il ponte. Il ponte a catena, che è famoso a Teramo per essere in realtà un portacondotte, qui c'è la condotta principale del gas di Teramo città. È per questo motivo che dopo il secondo servizio di Vera TV ci sono stati due sopralluoghi dei vigili del fuoco, e questa mattina l'intervento importante, quello di ovviamente di andare a tagliare quelli che sono i tronchi che insistono sul ponte, toccando anche quelli che sono i pilastri del ponte stesso. C'è stato ovviamente il caposquadra dei vigili del fuoco che ha condotto le operazioni che andranno avanti per tutto il pomeriggio fino a tarda serata, in modo da tagliare e rimuovere quelli che sono i tronchi che possono andare anche a inficiare sulla sicurezza stessa della condotta del gas. Ma sentiamo i vigili del fuoco. Un intervento importante per mettere in sicurezza anche la struttura. Sì, prevalentemente serve rimuovergli questi masti, questi alberi, perché comunque potrebbero ostruire il letto del fiume se dovesse tornare a piovere comunque. Anche perché questo è un portacondotte, giusto? È un fiume importante, anche il ponte soprattutto è importante. Visto la limitata transibilità dei mezzi, è importante rimuovere questi. Anche perché qui sotto c'è una condotta del gas attaccata. Sì. Effettivamente sì, c'è anche una condotta del gas che rifornisce tutta l'altra zona.